L'Arezzo torna alla vittoria nel momento più difficile della stagione, nel match con l'Uni Pomezia la partita raddoppia. Sul campo l'avversario era la squadra laziale, in tribuna si certificava invece la rottura definitiva tra la tifoseria e la società. Una rottura già annunciata alla vigilia che si è materializzata con uno striscione esposto in bella evidenza in curva Minghelli. Sul campo l'Arezzo ha dato una risposta dignitosa. La squadra Amaranto in settimana ha perso 3 senatori, ma chi ha messo quella maglia al loro posto ha dato tutto ritrovando la voglia di sacrificarsi. È sembrato che l'ambiente si sia liberato di una zavorra mentale che in qualche modo stava condizionando tutto e tutti. Mariotti non ha fatto poco ad isolare la squadra e le risposte che ha avuto sono state positive. In serata poi è arrivata la lettera del presidente Manzo, che non ha certo chiarito i termini di una questione ormai apertissima. Questa società paga i suoi errori, spesso figli della improvvisazione e della inesperienza. Con la piazza il feeling si è gradualmente rotto per la mancanza soprattutto di risultati. La retrocessione ignominiosa della passata stagione ancora è una ferita che nessuno potrà sanare, ma chi pensava che la Serie D fosse una passeggiata non ha capito le lezioni del passato, e auspicare una sorta di 8 settembre Amaranto sarebbe un salto nel buio. Questo gruppo dirigente ormai è al termine, ci auguriamo che lo faccia nella maniera migliore. Non sarebbe male però che chi è interessato si manifesti, soprattutto in loco. Lanciare il sasso e nascondere la mano non dà vantaggi a nessuno e alimenta confusione.